Ciao, siamo Jamie E e Roberta. Roberta. E non solo ci piace l'arte e tutto quello che è il mondo antico, ma anche, come dire, siamo dei paladini che divulghiamo l'arte antica, i manufatti antichi siciliani, ormai scomparsi, come la cera e tante altre cose. Troviamo perfino le ricette nei testi antichi, dove noi attingiamo segreti anche di bottega. Abbiamo perfino una collezione molto particolare. Qui dove noi creiamo la cera, una volta realizzato il prototipo, come per esempio un bambinello, e uniti tutti gli ingredienti, insieme ai vari colori, la cera d'api e altro, il risultato sarà questo. Un bambinello curato, nei particolari e poi alla fine dipinto a mano. Attraverso il recupero di stoffe antiche del 700-800 andiamo a realizzare le cullette per i bambinelli, impreziosite da questi merletti in oro, sempre antichi, e cucite tutte a mano. Così come decoriamo le cullette, vestiamo i personaggi del presepe. Realizziamo tantissime cose, dai presepi così piccoli a quelli così grandi, sempre realizzati con statuine in cera. Facciamo ancora perfino delle pitture fatte all'antica maniera, sempre in olio su tela, la maniera siciliana, le scenografie. La cosa particolare è che noi tutto ciò lo realizziamo ancora in un contesto antico, in un contesto dove si respira l'aria dell'arte per eccellenza, la protobasilica di San Nicola che si prende. Contribuiamo alla ricchezza di questa bellissima chiesa attraverso le nostre scenografie, come queste colonne che vedete fatte con materiali di recupero, un tubo di plastica dipinto in finto marmo, scenografie e quadri con cornici annesse, tutte fatte secondo l'antica maniera. Parliamo sempre del 1800. Ecco uno scorcio dell'antico presepe siciliano annesso all'interno della chiesa di San Nicola. I personaggi appunto sono fatti di cera e dipinti a mano. Particolare è il meccanismo annesso in alcuni di essi. Nobile Sofficini ancora dopo 100 anni realizza i santini a teatrino fatti ancora con le cromolitografie a rilievo fatte con i cliché e le matrici dell'epoca. Quindi i colori e i disegni sono proprio del periodo Liberty. Loro si aprono e si chiudono.